Come ogni anno, mi piacerebbe dire, ma non è così, perché a distanza di 4-5 anni a volte... Allora, noi facciamo questa roba da 10 anni. Da 10 anni. Alla media... In realtà di più di 10 anni, se tu ci fai conto. 2012 sono 12 anni. No, sono 9 anni, perché 2012... Se tu vai a vedere il canale di Bernd Grillen... Sì, però diciamo là che... abbiamo girato qualche cosa, quindi se vuoi, cioè se proprio dobbiamo essere precisi al 100%, sì, almeno 12 anni. Sì, però sembri Ivinsky quando vai a ripescare queste cose senza né capo né collo. Allora, sono 10 anni che abbiamo quello sul server, ok? Vabbè, 10 anni che abbiamo quello sul server. 9 anni in realtà. Vabbè, abbiamo deciso di chiuderlo. Sono 9 anni in realtà. Eh? Lo chiudiamo? Non era questo il video? No. Ho questo hotel a una stella dal 93. Faccio la colazione biologica, nel senso che lascio salire gli scarafoni sui piatti e chi vuole più proteine se li può mangiare. Ho anche messo una griglia piccolina vicino alla macchina del caffè. Nel 2009, quando mi hanno tolto pure la stella, ho iniziato a fregare i dati ai miei clienti. Ho fatto installare il wifi e tutti si connettevano. Dati bancari, foto un po' zozze, informazioni personali, tutto. Era uno spettacolo. Poi è arrivata sta sciagura, sta disgrazia, sta ingiustizia qui, NordVPN. E tutti usano la connessione dell'hotel, ma io non ci capisco più niente perché usano il mio wifi ma si connettono con un server di NordVPN ed è tutto criptato. Io i loro dati non li vedo più. E si guardano pure Netflix americano con il mio wifi, capito? Ho pensato di chiudere baracca e burattini e aprirmi un allevamento di scarafoni. Ce ne ho alcuni qui che fanno 3 etti, non creda, sono belli esemplari. Però è la media. Allora, noi ci siamo spostati tante volte. Siamo spostati. Abbiamo spesso cambiato studio per adeguarci ad alcune esigenze. Perché noi all'inizio eravamo due. Noi all'inizio eravamo due più chi veniva ogni tanto a seconda degli spot di disponibilità, no? Prendevi quando ci serviva per fare una cosa specifica, arrivavano delle persone ad aiutarci. Mm-hmm. Però di base, quando facevamo le cose, siamo sempre stati in due. Poi siamo diventati tre, poi siamo diventati quattro. Poi cinque, poi sei. E poi tanti. Ok? QDSS, voi pensate che sia un canale YouTube, invece è molto più simile a una macelleria. Chi fa la gavetta con noi, poi di solito va a Milano e lì gli dicono: ma tu con chi hai lavorato? Con Spielberg? Quello fa: no, con QDSS però. Vieni qua, se hai sopportato la programmazione di QDSS puoi sopportare tutto. Diciamo che abbiamo avuto sempre bisogno di allargarci e inoltre... Voi ci avete mandato un sacco di cose nel corso degli anni, ci avete fatto un sacco di regali e continuate a farceli, a volte purtroppo, ma... A volte purtroppo, a volte grazie mille. E quindi che succede? Cioè non li puoi buttare perché sono belli. Dobbiamo contestualizzare. Dobbiamo è una tenerci. Parola desueta, come il termine desueto. Esatto. E bisogna contestualizzare perché ci è arrivato un botto di roba bella negli anni e a volte noi ci scocciamo, anche se è successo più tardi del previsto. Nel 2016 abbiamo rivoluzionato un po' la grafica del canale e siamo andati all'altro studio. Siamo andati all'altro studio, quindi 2 anni fa siamo arrivati qua, sì. 2 anni sì, e mezzo fa. Quindi 2 anni e mezzo fa abbiamo rivoluzionato lo studio e dopo 2 anni uno si rompe anche le palle e quindi abbiamo deciso di fare una cosa che però non abbiamo mai fatto in questi termini. Quest'anno vogliamo rinnovare questo studio, cioè non ci trasferiamo, però vogliamo rinnovare questo studio, ma io e lui non dobbiamo sapere un cazzo. La cosa mi preoccupa parecchio, parecchio, perché... Di solito sono molto molto ligio a quello che succede nello studio, soprattutto posizionamento di cose varie, però bisogna anche decidere di fidarsi di tanto in tanto e quindi noi ad agosto ce ne andremo per due settimane. E loro non sappiamo che cosa succederà qua dentro, sono preoccupato. Allora io qualcosa so. Come fai a sapere? Perché ho cioè, sempre... io mi allontano e tu ti... No, qualcosa so, no, ti spiego. Mi hanno fatto delle domande serie sull'illuminazione, sulle luci. Ok. Noi non sappiamo che aspetto avrà il nostro studio quando torneremo dalle vacanze. Ora, voi non vedrete le nostre vacanze perché i video continueranno ad uscire, ormai ci conoscete. E nel caso dovessimo morire per un anno e mezzo il canale va avanti. Quando torneremo ci sarà il reveal del nuovo studio, anche per noi. Cioè noi non sapremo niente. Ora non possono tirargli i muri, non ancora perlomeno. No. Un domani potranno. Spazi sono questi. Spazi sono questi. Bisogna vedere come li ottimizzeranno. Sono molto curioso perché secondo me c'è tanto potenziale inespresso qua dentro. Però noi siamo bloccati. Nel senso, ormai
mi dispiacerebbe pure sfondare tutto questo, quindi se non ci sono è meglio. E cambierà tutto. Gli abbiamo anche chiesto di cambiare la cucina. Cioè noi avremo uno spot di ripresa bello anche in cucina. Voi sapete quanto è brutta la cucina? Quanto sia poco... Non è che è brutta, è poco telegenica. Televisiva. Esatto. Quindi cercheranno anche di rendere la cucina un posto bellino, così magari i nuovi video del cibo... No, questo è per pararci il culo. Se vedrete che gli spot sono una merda, non è colpa nostra. Non è colpa nostra. È colpa di almeno 5 persone diverse. Però diciamo, ci sono due cose che mi tranquillizzano. La presenza di Nero Opaco. Nero Opaco è, io lo chiamo il problem solver. La cosa, vedete questa porta qua dietro scorrevole? Questa è tutta opera di Nero Opaco, è tutto il sistema di movimento della porta che oggi non funziona più. Che oggi non funziona, l'abbiamo sfasciato. Però dico, cioè, Nero Opaco è una persona che tu gli dai un problema, lui prima ha un vago orgasmo così e poi te lo risolve. Lui è proprio, adora farsi ingegnarsi, quindi c'è, cioè, Nero Opaco. E poi mi consola il fatto che ci sono persone che hanno un'estetica molto diversa dalla nostra. C'è comunque Mamma Ross che ha un tocco femminile, c'è Rocco che è più giovane di noi, quindi ha quella spinta, quella freschezza. Poi c'è il nostro caro Michele, un altro Michele, sono tutti Micheli, non si capisce. Michele che secondo me deve stare tranquillo, perché Michele, ho sentito che Michele vuole, cioè, c'ha le sue idee. Allora, c'è Michele, è facile che ci saranno delle porte automatizzate da qualche parte. È bello Michele perché non si droga ma ragiona come i tossici. Ma mi stimola questa, cioè mi stimolerà a sedermi per la prima volta e parlare del, quando torneremo a settembre, parleremo di Kena, Bridge of Spirits, che dovrebbe uscire il 24 agosto, non è vero, già hanno rimandato, quindi parleremo d'altro e avremo degli spot nuovi, quindi ci saranno dei format nuovi, soprattutto quello di cucina, che vedrà un attimino i pacchi saranno una veste nuova, ma non come le immaginate voi, quindi non solo i pacchi, ci saranno i vostri pacchi. Però volete sapere tutto quello che facciamo? No, vi basti sapere che questa volta ci sarà un format di cibo con un cuoco fisso, cioè noi avremo un cuoco, non dico più niente. Insomma, vi abbiamo aggiornato su quello che succederà e sulla paura tremenda, atavica, che viene proprio da dentro, al profondo, che avremo al ritorno, e barcheremo di nuovo quella porta, già belli microfonati, quindi noi ci aspetteranno fuori. Sì. Mi ci microforeranno, probabilmente ci cecheranno, nel senso che ci chiamano due così non ce ne accorgiamo. Ma non è la foresta di Sherwood, sappiamo come si arriva al pianerottolo, poi aprono la porta e vediamo dentro. No, ma magari ci cecano, capito? Ci mettono, fanno proprio quelle cose che si usano a fare tra i ragazzi ribelli. Ci mettono una bandana. Vabbè, basta che entriamo di spalle e poi quando siamo dentro ci giriamo. Ma no, perché vedremmo, cioè la visione periferica io ce l'ho, non so tu che sei come cavallo. Cazzo, guarda. Sei una seppia, c'hai, cioè, gli occhi qua. 180 gradi, cioè 170 ci vedo, cioè percepisco. Cioè, e tu se ridi io ti vedo, ti sento pure, però di solito ti vedo. Ma Linda Blair ti fa una pippa a te. È la bambina dell'esorcista. La salutiamo, è morta. Ciao Lin, no, sta bene, solo che non apparirà. Ma non stava male, cioè non era uscita fuori di testa per il film. No, da piccola, riguardandosi, ha detto: no, 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 però bestemmio. Però a parte quello. Perché se ne racconta sul set? No, ma i bambini sul set vengono trattati in maniera. Cioè, quando fanno gli horror, i bambini non sanno che stanno facendo un horror. Perché loro il controcampo non lo vedono, no? Quindi tu, spettatore, vedi che c'è il mostro, capito? L'assassino con la testa della però mamma. Se bestemmi e ti chiavi un crocifisso lì. Dove comunque sta il buio. No, lei hanno detto: allora tu c'hai sto crocifisso, è sporco, vedi, è pieno di sangue, sporchissimo. Invoca il detersivo, l'unico detersivo che può pulire. Dioxan. E quindi hanno fatto la scena. Ci vediamo al prossimo video. Fateci sapere se siete curiosi, eccitati, impauriti da questa cosa, perché noi ci stiamo cacando sotto. Alla prossima.